Il 14 novembre 2010, un'altra data che sarà ricordata nella storia per un altro grande evento che avremo qui in questa bellissima cittadina di Roviano, nel Castello Brancaccio, ovvero 2012, oltre il mistero, il contatto. Contatti e rapimenti alieni, segni che presagiscono la fine dei tempi, avvistamenti che continuano a lamentare. E chi era il vero Gesù? Tutto questo lo scopriremo a 2012 oltre il mistero, il contatto, a Roviano il 14 novembre 2010. Si partirà come al solito alle 10 del mattino con una mia presentazione della conferenza, dei vari relatori, e a seguire avremo il primo protagonista, Mike Plato, un noto ricercatore sul tema della gnosi, dell'ognosticismo, che ci parlerà dei segni della fine dei tempi nelle varie tradizioni spirituali. A seguire avremo il professore Giancarlo Seri, noto ermetista e saggista di fama internazionale, nonché studioso della massoneria, che ci parlerà invece delle presenze energetiche, presenze aliene all'interno di un universo così vasto. E poi avremo, per chiudere questa mattinata in bellezza, Adriano Forgione, noto collaboratore di Voyager, il programma di Rai 2, nonché editore di una rivista veramente eccezionale che si chiama Phoenix. Lui ci parlerà proprio di questo Gesù misterioso, questo Gesù legato agli Esseni, a Osiride, insomma delle origini segrete del cristianesimo. E poi avremo la nostra pausa pranzo. Il pomeriggio del 14 novembre 2010 prenderemo il via con Il ritorno degli antichi dei. Il relatore però è un personaggio molto particolare, che si chiama Maurizio Cavallo, un addotto, una figura sicuramente difficile per alcuni da recepire, ma sicuramente interessante per la nostra conferenza. Maurizio Cavallo è stato per tanto tempo in contatto con gli alieni. Poi avremo Fabio Ghioni, ancora una volta con noi. Fabio sarà il protagonista questa volta di un altro tipo di relazione, questa volta basata sul suo libro La non emanazione, scritto in un momento molto difficile della sua vita, in cui parla proprio di questi contatti con civiltà extraterrestri. E poi, insomma, sicuramente qualcuno dirà: si tratta di fiction. No, ci sono molti elementi, proprio a detta di Fabio, che vengono dalla vita reale. Quindi sentiremo proprio dalla voce di Fabio quello che è realtà e quello che è finzione all'interno della non emanazione. E poi, per la prima volta, avremo ospite qui in Italia, ospite d'eccezione, la principessa Kaoru Nakamaru, conosciuta in tutto il mondo per aver scritto numerosi libri, circa 50, e per essere stata protagonista di una serie televisiva che ha visto protagonisti tutto il Gotha a livello internazionale. Insomma, ha intervistato tutti, da Rockefeller a Mohammed Ali, al re Hussein, a Gheddafi. Insomma, un personaggio che ha conosciuto l'elite globale, che viene qui nel Castello Brancaccio di Roviano a parlarci del 2012, di come evolverà la nostra coscienza e proprio dei suoi contatti con gli extraterrestri. E per terminare questa conferenza alla grande abbiamo un ospite d'eccezione dal programma Mistero di Italia 1, Pablo Aglio. Lui invece ci parlerà della missione segreta degli addotti. Tutto questo è 2012 oltre il mistero, il contatto. Non mancate.